Siamo sulla Casilina, periferia est di Roma. Dopo il raccordo anulare si svolta sulla sinistra e si entra a Tor della Monaca. Siamo nel teatro di Tor della Monaca e con Fabio Saraceni dell'ADD WISP Roma di Parkour cercheremo di saperne di più sul significato del parkour e delle periferie. Fabio Saraceni della ADD Roma WISP, ecco, Festival delle Periferie, Parkour, Tor della Monaca e WISP. Qual è il nesso, ecco, di tutto questo, Fabio? Beh, allora, parkour e periferia, il nesso è veramente evidente. La periferia è uno spazio che da una parte ingabbia, include, soffoca, passatemi il termine, ma proprio questo ingabbiamento crea un'esplosione di creatività e di reinterpretazione dello spazio, di riappropriazione dello spazio e quindi di riqualificazione di quello spazio. Io, utilizzando uno spazio che in genere non viene usato se non per passare da casa al lavoro, riutilizzandolo lo rivivo e rivivendolo me ne prendo cura. E questo dà anche un cambio di paradigma per quanto riguarda la qualità proprio del posto. Cioè, banalmente, quando ero piccolo, se dicevo sono di Tor della Monaca, probabilmente non vedevo più l'amichetto al quale avevo detto, perché la mamma non mi ci faceva più avvicinare. Con la pratica del parkour dell'ADD è cambiata radicalmente questa cosa. Cioè, è venuto un mio amico dei Parioli qua a allenarsi e diceva quanto siete fortunati voi di Tor della Monaca proprio per le architetture, gli spazi e le possibilità che ci sono nella periferia. Per quanto riguarda WISP, il legame è fortissimo. Di base è valoriale, cioè noi come associazione, uno, nasciamo sotto il cappello della WISP e perché ci riconosciamo in tutti quei valori che sono dello sport per tutti, e questo vogliamo fare. E trovo subito l'uscita. Fabio Saraceni, c'è un noto pedagogista, Francesco Tonucci, che dice una cosa simile a quella che ci hai detto te prima. È una fortuna per me essere nato durante la guerra, perché da bambino avevo la possibilità di giocare in mezzo ai palazzi distrutti, e mentre c'erano le macerie noi bambini ci divertivamo, ci arrampicavamo, correvamo. È un po' così quello che avviene qui a Tor della Monaca? Assolutamente, Fabio. Sì, è un discorso anche che abbiamo fatto poco fa parlando alla Lezio. La creazione di spazi, i playground proprio sportivi e anche per bambini, troppo standardizzati, troppo sicuri, elimina tutta una componente di ricerca, di assunzione del rischio, che sono fondamentali nella crescita della personalità, dell'identità del bambino, quindi anche dell'uomo poi.